un'inquadratura generale della partita e poi magari facciamo delle domande. Una battuta, dicevo, che è consigliato alla scuola di andarsi a divertire, ma evidentemente non mi hanno lasciato creduto che riuscite a riposare. Niente, come al solito ci blocchiamo, arrivati a un certo punto con un vantaggio acquisito, ci siamo bloccati questa volta contro la difesa zona, bisogna dire che era anche ben messa in campo, sicuramente molto dinamica, la posizione di Giorgio era quella che riusciva a coprire molti spazi interamente e siamo andati in difficoltà, abbiamo preso anche molti tiri aperti ma ne abbiamo sbagliati. Poi sicuramente le due bombe di Hamilton ci hanno ridato grande vigore, hanno riacceso anche un po' tutto l'ambiente. Ci hanno riportato in carreggiata, un peccato perché avevamo costruito tutto bene, eravamo arrivati su più 13, quindi sarebbe stata un po' l'ennesima beffa così per noi, però la reazione è sicuramente positiva. Coach, come giudichi la partita di Hamilton? Bene, nonostante credo che nelle sue penetrazioni poteva ottenere di più. Deve ancora integrarsi con i compagni anche all'interno della squadra. Questo, per questo ci vorrà un po' di tempo, però mi sembra una buona prestazione. Ripeto, le due bombe con la zona sono state pesantissime. Hanno riaperto il morale e la testa di tutta la squadra, hanno ridato sicurezza alla squadra. Era quello che ci mancava in un momento così. Dopo aver perso Righetti, il tiro da fuori non abbiamo specialisti in questo senso, quindi avere un uomo in più che potesse aprire il campo oltre a Francesco ma anche a tutti gli altri, però nel momento in cui sei in difficoltà tutti hanno un po' più, il pallone pesa un pochino di più, magari dovrà anche allenarsi, conoscere meglio i compagni, dà anche una maggiore quadratura dal punto di vista difensivo, comunque uno che si applica, ha lavorato bene in difesa, ha lavorato tutta gli fuori a rimbalzi nonostante la sua statura non sia grandissima, però è stato positivo da questo punto di vista. Peccato, secondo me un paio di falli se li poteva risparmiare, l'ha fatti per troppa generosità, però su questo si può lavorare. È chiaro che bisogna lavorare tanto sull'integrazione con gli altri compagni di squadra, sull'assimilazione dei giochi di squadra, questo è il lavoro che abbiamo da fare. E un po' anche sulla condizione, perché era abituato a fare partite dove magari aveva 5 minuti e poi si fermava. Nei nostri allenamenti devo dire che un po' di fatica l'ha trovata in settimana, quindi stiamo un po' attenti anche a valutare questa cosa, perché con noi il minutaggio gli si alza a parti più lunghe di gioco rispetto a quello che era in precedenza, per cui da questo punto di vista anche qui c'è una parte di lavoro che sarà un po' più lunga. È stato palese, insomma, comunque l'approccio suo alla partita è stato un po' egoistico, no? Nel senso che sì, voleva dimostrare. Ecco, quello però secondo ci sta, arrivi in una nuova squadra, dopo vai in una categoria al piano di sotto, ci sta che vuoi dimostrare comunque di voler essere un giocatore importante. Però poi pian piano si è adeguato, dopo i primi 5 minuti che è stato tirato fuori, quando è rientrato è stato un altro giocatore, da quel momento in poi è iniziata la sua partita. I primi 5 minuti sono stati effettivamente un po' troppo da voler mettersi in mostra. Non sarà un problema questo, quindi è soltanto una questione di... No, credo che noi abbiamo bisogno poi di un giocatore che possa attaccare e prendersi qualche tiro in più, perché in alcuni momenti, quando non c'è lui, gli altri due sono lunghi e magari hanno delle caratteristiche differenti, quindi un piccolo che possa attaccare oltre al Guarino a noi serve, non possiamo pensare che Guarino continui a giocare 40 minuti a partita, 35-40 minuti. Grazie a Dio li sta giocando anche bene. Poi capita qualche volta, ma qualche errore e dobbiamo prenderci anche gli errori. Coach, mi sembra che Hamilton comunque, senza fare ovviamente riferimenti a chi c'era prima, però mi sembra che come gioco dà un po' più di velocità, qualcosa alla manovra, un po' più di imprevedibilità. Il dinamico sicuramente è più presente. Si prende anche qualche responsabilità in più. Però ripeto, noi siamo in una situazione dove quello che ci è venuto a mancare è un giocatore italiano importante che faceva punti da fuori. Quindi la difficoltà è grande. Poi scegli anche a quel punto di cambiare ovviamente lo straniero. Chiaro che un pizzico di difficoltà ce l'hai, nel momento in cui trovi difficoltà a far canestro da fuori, qualche difficoltà ce l'hai. Devo dire poi bravi tutti, stasera forse meno evidente rispetto al solito Lorenz e Peregrini, però
secondo me buonissima prestazione di Del Roy, stasera di Genesi, mi sembra che poi dia di massimo Guarino, Guarino, James, Burini alla fine siano stati giocatori. Spezia hai messo pure, hai anche azzardato qualche quintetto con tre piccoli proprio veri, leggeri. Volevamo quasi partirci addirittura, poi alla fine ho preferito partirlo perché devo dire che la prestazione di martedì a Pistoia era stata già positiva. Non aveva giocato in casa con Imola perché era proprio al rientro, due giorni prima avevamo avuto il via libera da parte dei medici e in quella partita non è entrato. Però poi sia a Verona sia a Pistoia ha fatto più buone prestazioni, secondo me. Dove ancora non li fa canestro come faceva prima, stasera molti tiri aperti, sono convinto che lui tornerà pian piano a essere il giocatore che ci dà punti da fuori, quindi magari può sopperire in parte a quello che faceva Alex in precedenza. È indubbio che è stata una partita fondamentale, una vittoria fondamentale perché vi ha sbloccato e anche perché, come spesso accadeva, il braccetto vi stava venendo anche, anche stasera. Maggior ragione col fatto che avevate fuori Hamilton e poi anche, anche James, perché si è giocato senza due americani. E poi la stavi giocando senza Ekperic perché è una, evidentemente non... Sì, una serata particolare. Dopo il secondo fallo si è un po' bloccato. Ha smesso un po' di difendere, tanto che poi l'ha tirato fuori nell'ultimo quarto, proprio perché vedevo che stava fermando. E non è suo solito, perché bisogna dire sempre un giocatore è sempre stato presente in attacco di difesa. Stasera ha sofferto anche lui contro la difesa individuale e contro Giorgio, che comunque sotto canestro atleticamente è devastante, molto forte. Però ci sta, è una partita, è uno che fino adesso ci ha dato tanto, per cui spero sia solo una parentesi. Senti, adesso viene chiaro, questa potrebbe essere la partita della svolta del vostro campionato, no? Vincere in questa maniera e poi avete il derby. Domenica prossima, comunque Veroli che ha perso anche, anche oggi. Secondo te, ecco, pensi veramente possa essere una giornata fondamentale per il vostro futuro? Questa? È importante arrivare a una partita importante come quella del derby, determinante come quella del derby, con una vittoria, fuori dubbio. Soprattutto dopo abbiamo attraversato tutto il mese di novembre in trasferta, siamo rientrati con l'infortunio di Righetti e la partita di Imola. Quindi è chiaro che la vittoria di oggi per noi è di un valore immenso. Dovevamo comunque rimanere attaccati alla classifica, a tutto il gruppo, perché siamo lì in due punti, ci sono molti scontri diretti e tutte le partite sono così, sono molto equilibrate. Per cui arrivare alla prossima partita con una vittoria, per di più poi questa prossima partita, il derby, è chiaro che questo per noi significa tanto. Significa tanto e poi comunque abbiamo scappato in casa della prima in classifica, per cui adesso dobbiamo essere bravi a costruire su questa nostra vittoria, a costruirci il prossimo futuro. E come giudichi Pozzecco come allenatore? Insomma, è una squadra che ti ha messo in difficoltà, al di là del fatto che dice comunque la partita vengono i giocatori. Non nessuno, perché sono l'ultima persona che possa giudicare. Già faccio l'esame di me stesso. Tecnicamente, come l'hai vista? Tecnicamente, bene, ma come tutte le squadre che vedo. Ma la preparazione delle squadre italiane, degli allenatori italiani, secondo me è molto alta, il livello è molto alto, poi molto dipende, in questi campionati, soprattutto a 1 a 2, dipende anche molto dai giocatori stranieri, come giustamente lui ha detto, poi sono determinanti i giocatori, lo so, ma lui lo sa meglio di me, che i giocatori sono determinanti, nel momento in cui ci sono tanti stranieri in campo, ancora di più lo sono, determinanti. Diventa importante l'allenatore nelle scelte, nelle rotazioni, in un gioco come quello della pallacanestro, un allenatore può cambiare difese, può cambiare giocatori, può scegliere di chiamare o non chiamare un time out, è chiaro che il lavoro dell'allenatore è anche determinante insieme a quello del giocatore, altrimenti non sarebbe giustificabile solo l'allenatore, bisognerebbe solo cambiare il giocatore, vorrei dire a Pozzecco, giustamente lui si è tutelato quando ha detto il merito dei giocatori. Perché e allora io mi chiedo giustamente perché cambiano a lui al posto di un altro che è stato esonerato. Perché uno solo, l'allenatore, più facile. No, questa è così una battuta. Ma devo dire, la squadra è messa bene, lavora bene. Sicuramente l'ha cambiata, una squadra che aveva un tipo di gioco come allenatore, ora ne ha un altro, ma sono scelte e filosofia, per cui io rispetto chi c'era prima, rispetto di lui che c'è adesso. Senti, forse un quadro generale sul campionato, sembra la vittoria che vale doppio questa comunque, perché vi siete, cioè perdere avrebbe veramente complicato parecchio. Rimanere lì, siamo in due punti, siamo parecchie squadre, il campionato è lungo e abbiamo molti scontri diretti, noi
ormai questa è la quarta in casa, comunque siamo a meno 2 rispetto a tante altre squadre che stanno a secondi, che sono in condizioni diverse dalla nostra. Noi se non facciamo il passo falso con Imola siamo in regola teoricamente, poi potevamo vincere tante altre partite, non l'abbiamo fatto, può darsi che lo faremo in seguito, man mano magari troveremo più condizioni e più capacità, però è chiaro che questa vittoria è importante. Uno scontro diretto, alla fine questa può essere una concorrente insieme a noi per quello che sarà il discorso salvezza. Poi magari loro arriveranno in playoff e noi giocheremo per salvarci l'ultima giornata, questo non lo so, però il gruppo quello è, tra 4 e 6 siamo diverse squadre. Adesso non so il numero esatto, quello 5 che siamo, di 2 di più. Ok, grazie. Grazie.